sistema di nominale di convertire la modificazione della legge regionale e successiva modificazione della legge entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate istituisce la Direzione Centrale per la Riscossione, alla quale delegare le funzioni di cui procedere la comma. La Direzione Centrale per la Riscossione subentra integralmente dei diritti e degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e della società pubblica a esse collegate. Poi c'è la discussione della materia, va bene, praticamente cessa di esistere 30 giorni dopo la votazione di questa legge, va bene? Quindi mi sembra una legge perfetta, quindi diamo l'estrema unzione a una vera associazione di stampo usuraio, quindi siamo felici perché è uno dei punti dei nostri 20 punti del programma. Quindi l'abolizione di questa e l'impignorabilità della prima casa. Noi ci faremo svenare per questo, perché qui bisogna cambiare completamente il rapporto cittadini, riscossione, agenzia delle entrate, perché c'è un'ansia, il terrore. Ti arriva una lettera, entro e non oltre 30 giorni, voi dovete andare a fanculo. Tutti. Quindi la riscossione la faremo attraverso delle vie umane, dove le agenzie delle entrate avranno un ufficio e tratteranno per nome e cognome, non entro e non oltre, caro soggetto. Quindi cambierà il rapporto tra il fisco e i cittadini, diventerà più umano, faremo magari una banca pubblica dove verseremo dei soldi come in Francia, perché Olanda ha fatto una banca, ha messo 3 miliardi, fa il presidente ad onore di una banca dove si aiuta la piccola e media impresa in difficoltà, non la si fa chiudere e non si fanno ammazzare 4.500 persone negli ultimi 4 anni. Questa è la vera mafia, questa è una mafia a norma di legge, questa è una mafia che bisogna estirpare nella sua essenza. Quindi il rapporto col cittadino deve diventare un rapporto umano di persone, di nomi e cognomi, e vanno separati quelli che evadono da quelli che non che devono evadere per sopravvivere. Questa è molto semplice, noi l'abbiamo messa non adesso, ma diversi anni fa che facciamo questa battaglia, quindi secondo noi una delle più giuste che stiamo facendo, con l'introduzione del reddito di cittadinanza, perché qui arrivano cartelle alle vedove di persone che si sono ammazzate, continuano ad arrivare cartelle, gente che viene pignorata la prima casa. Quindi noi adesso andremo alle aste dei pignoramenti e vi garantisco che saremo lì a migliaia, lì davanti, a guardarvi negli occhi di voi serpenti a sangue freddo che andate lì a speculare sul dolore delle persone. Quindi noi saremo presenti a migliaia, a decine di migliaia, davanti agli uffici dove verranno queste aste. Proteggeremo queste persone, perché ci sembra che sia la nostra missione, siamo persone come loro. Quindi noi abbiamo rapporti tutti i giorni con queste persone e questo modo disonesto e criminogeno di trattare la gente deve finire ed è già finito. Befera, vai fuori dai coglioni, non farti più vedere, e gestirà lo Stato, diventerà lo Stato dei cittadini che avranno a che fare con altri cittadini. Questo è il rapporto che vogliamo noi per una nazione civile e democratica. Grazie. Grazie. Togliere un dito.